Una domanda che mi viene rivolta spesso è: ma con il podcast come si guadagna? Scopriamo allora i 5 modelli di business più diffusi nel mondo del podcasting e per ognuno di questi modelli vediamo un esempio pratico per capire come noi possiamo utilizzare questo modello di business per guadagnare dal nostro podcast. Il primo modello di business è il content marketing. In questo caso utilizzerò il podcast e l'attenzione, la credibilità che guadagno presso gli ascoltatori del mio podcast per vendere prodotti e servizi che non sono strettamente correlati al podcast. Per esempio, Chiara Becchimanzi ha scritto un libro intitolato A ciascuna il suo e poi ha creato un podcast perché gli ascoltatori del podcast, invogliati da quello che ascoltavano, potessero acquistare il libro. Così anche Il Messaggero, il quotidiano, pubblica un podcast e legge all'interno di questo podcast ogni giorno la prima pagina del giornale. E così chi ascolta il podcast viene incuriosito dalle notizie e poi va a comprare il giornale. La stessa cosa funziona per i servizi. Max Corona, l'autore del podcast Storie di Brand, pubblicizza in ogni puntata del podcast Startup Builder, un programma di formazione, un corso di fatto, in cui chi vuole creare una startup può imparare e validare la propria idea. In questo caso, gli ascoltatori del podcast sono tutti appassionati di imprenditoria perché ascoltano le storie di brand, quindi le storie di aziende di successo. E va da sé che dopo aver ascoltato il podcast avranno il desiderio di creare la propria azienda, la propria startup e andranno a fare il corso Startup Builder. Sempre sotto il cappello del content marketing, quindi dell'utilizzo del podcast come strumento di marketing, monetizzando poi attraverso la vendita di prodotti e servizi, possono essere venduti appunto servizi come l'appartenenza a una community, una membership. C'è in questo caso Patreon, patreon.com, che è un sito che ti consente facilmente di utilizzare il tuo podcast come uno strumento per creare una community di finanziatori paganti. Così io stesso ho creato una pagina su patreon.com attraverso la quale i finanziatori, gli ascoltatori del mio podcast che hanno deciso di finanziarlo, nel tempo mi hanno permesso di raccogliere più di 100.000 euro, ma su questo ho creato un video dedicato. Infine, attraverso il podcast puoi pubblicizzare e vendere lo stesso podcast. Apple Podcast ha creato da poco le Apple Podcast Subscription, e cioè puoi pubblicare i tuoi episodi liberamente e poi a un certo punto dire: guarda, questo specifico episodio, se lo vuoi, lo devi acquistare, quindi devi pagare per ascoltarlo. O ancora ci sono alcuni podcast che da poco tempo sono diventati solo per abbonamento, solo per chi si iscrive. In questo caso il podcast e gli episodi che ho pubblicato in passato, liberamente e ascoltabili su qualsiasi piattaforma, sono il miglior strumento di marketing per poter poi vendere gli episodi in abbonamento. Il secondo modello di business per guadagnare con i podcast è il crowdfunding. Crowdfunding letteralmente è raccogliere fondi, finanziamenti da tante persone, dalla community dei nostri ascoltatori. E qui la piattaforma che ti consiglio è Tipeee. Tipeee è una piattaforma europea specializzata nel crowdfunding per progetti di content creation, quindi per youtuber, per podcaster, per streamer, per artisti in generale, e il progetto di crowdfunding al quale puoi ispirarti è Notizie a colazione di Massimo Brugnone. Massimo ha creato un podcast e ha creato anche una campagna su Tipeee di crowdfunding attraverso la quale chi ascolta il suo podcast può finanziarlo e può contribuire, per esempio, per lui all'acquisto di nuovi giornali, nuove fonti di informazione, di abbonamenti a giornali che poi andrà a leggere, andrà a commentare durante il podcast. Ma al tempo stesso, attraverso il loro sostegno, i finanziatori di Massimo possono consentirgli di acquistare nuovi strumenti per la creazione del podcast o seguire nuove strategie, nuove piattaforme di distribuzione. Il terzo modello di business del quale ti voglio parlare è la pubblicità. La cara vecchia pubblicità sostanzialmente vede un terzo attore entrare in campo, al di là del podcaster, di lui che produce il contenuto, e dell'ascoltatore. Questo terzo attore è qualcuno che vuole promuovere i propri prodotti, i servizi, il proprio brand nel podcast utilizzando l'attenzione carpita grazie alla qualità del contenuto. E sulla pubblicità esistono varie formule. C'è per esempio l'annuncio pubblicitario. Tu puoi
se pubblichi il tuo podcast su Spreaker, inserire degli annunci pubblicitari che saranno come le pubblicità che vediamo in televisione. Per esempio, interrompendo un attimo l'attenzione del nostro ascoltatore, ci permetteranno di guadagnare fin da subito senza dover prendere contatti diretti con le aziende, perché Spreaker.com si occupa appunto di inserire gli annunci pubblicitari all'inizio, alla fine o in mezzo al nostro podcast. Ti rimando qui alla presentazione, al webinar che ha fatto Sergio La Rosa, che è il product manager di Spreaker, dedicato alla monetizzazione con annunci pubblicitari su Spreaker, in modo che tu possa imparare come guadagnare attraverso la pubblicità sul tuo podcast nel migliore dei modi, direttamente da chi ha inventato questa possibilità. E poi un'altra possibilità di fare pubblicità è la menzione. La menzione è un po' diversa dall'annuncio pubblicitario, perché è lo stesso podcaster a metterci la voce. Qui ti rimando al podcast Digitalia. Nel podcast Digitalia, in ogni puntata, Franco Solerio dedica qualche minuto a parlare di un'azienda, di un prodotto, di un servizio che ha pagato per essere menzionato. E questa menzione sembra essere, dai dati mondiali sull'efficacia della pubblicità, il formato pubblicitario più efficace, perché le persone abituate alla voce del podcaster sentono dalla sua stessa voce spiegare un prodotto, un servizio, oppure sentono parlare di un brand, e la fiducia che questa voce ha saputo guadagnare nel tempo attraverso i contenuti di qualità si riversa in un messaggio pubblicitario che diventa così molto più efficace. Una terza forma pubblicitaria è la sponsorizzazione di un intero episodio o di un intero podcast. Pensiamo all'Asciugona di Ludovica Comello, nel quale podcast lei parla della sua esperienza come futura mamma e poi nella sua esperienza di mamma, e l'intero podcast è sponsorizzato da Inglesina, la marca, il brand di prodotti per bambini. E che cosa succede? Succede che all'inizio del podcast e alla fine del podcast viene suggerito questo collegamento dicendo: l'Asciugona è sponsorizzato da Inglesina, e poi nel podcast non viene fatto nessun altro riferimento a questo brand, ma nella testa dell'ascoltatore il valore che percepisce attraverso i contenuti divertenti, informativi che ascolta è direttamente collegato al brand che ha sponsorizzato il podcast. Il quarto modello di business per monetizzare l'attività di un podcaster è il branded podcast, il podcast brandizzato. Un intero podcast concepito, scritto, interpretato, registrato, post prodotto, distribuito grazie al sostegno di un brand e in accordo con un brand che non promuove in maniera diretta i suoi prodotti e servizi, ma promuove alcuni valori legati al brand e che possono portare gli ascoltatori a interessarsi di più di quel brand e magari poi in un secondo momento ad acquistare prodotti e servizi. È più focalizzato sulla riconoscibilità del brand. E qui ti rimando a un esempio molto molto bello, che è il podcast sviluppato da Voice intitolato Quella svolta che. Quella svolta che è un podcast che è stato finanziato, è stato comprato da Mini Electric, che va a promuovere sicuramente la mobilità elettrica, la mobilità sostenibile, una mobilità diversa da quella a cui siamo abituati. E allo stesso modo il podcast Quella svolta che va a raccontare le storie di persone che hanno cambiato a un certo punto vita e che hanno vissuto la loro vita, la loro professionalità in modo diverso da come sembrava dovessero viverla, magari perché l'aveva deciso qualcun altro prima di loro. E allora vediamo che qui c'è una coincidenza a livello di valori, una coincidenza valoriale che porta l'attenzione per degli ascoltatori che hanno ascoltato un contenuto fortemente coinvolgente sul brand e magari li porta poi a voler scoprire di più su questo brand o ad acquistare i suoi prodotti e servizi. Il quinto e ultimo modello di business per chi fa podcasting è la vendita del podcast. Infatti negli ultimi anni ci sono editori e piattaforme che stanno acquistando podcast dai podcaster, podcast che si sono distinti, che sono stati dei casi particolari o che sono molto focalizzati su alcuni argomenti. Qui ti cito l'esempio di Demoni Urbani. Demoni Urbani è stato pubblicato dalla società Gli Ascoltabili, ma è stato poi acquistato direttamente da Spotify, che l'ha reso una esclusiva Spotify, un podcast ascoltabile solamente all'interno della piattaforma. In questo modo Spotify ha acquistato l'intero podcast perché l'ha ritenuto
un contenuto valido per poter portare delle persone ad ascoltare podcast attraverso la loro piattaforma, dove il contenuto è disponibile in esclusiva. E al tempo stesso può essere un'ottima opportunità per podcaster che hanno lanciato dei progetti che hanno avuto successo per poter guadagnare molto tutto insieme attraverso il loro contenuto, ed è di nuovo un modo in cui il contenuto diventa uno strumento di marketing. Ritorniamo qui al primo modello di business, al content marketing. Uè Gaudiano, ma la domanda è: ma quanto si guadagna? Ogni modello di business ha un suo range di guadagni. Per esempio, il modello content marketing è molto legato al prezzo dei tuoi prodotti e servizi, perché di fatto il podcast è solamente uno strumento di marketing per prodotti e servizi che hanno una loro dinamica commerciale. Dall'altra parte, arriviamo all'altro estremo: la vendita di un intero podcast può avere un valore variabile comunque superiore ai 1.000 euro, perché questi episodi, a seconda della piattaforma che li acquista, a seconda del pubblico che può entrare nella piattaforma grazie all'intero podcast acquistato, avranno un valore differente. Quello che ti consiglio è sempre di confrontarti con gli altri podcaster, soprattutto di far riferimento, ed è questo il motivo per cui ti ho citato degli esempi concreti, far riferimento a chi ha scelto quel modello di business prima di te, per capire un pochino qual è lo standard di mercato. Se sei un podcaster, infine, ti invito a visitare assipod.org. Assipod è l'associazione italiana podcasting ed è il luogo dove meglio di altri puoi confrontarti apertamente con altri associati, altri podcaster che come te vogliono capire come guadagnare dal loro podcast, come trasformare magari la loro passione in un lavoro e come monetizzare la loro attività di podcaster.